Buongiorno, sono Luigi Graziosi e sono un tecnico, preparatore, formatore di gelateria. Oggi andiamo a fare un gelato speciale, un gelato vegetariano. Siamo ospiti di una famosa gelateria pasticceria che è l'Arte del Dolce in Viale Umbria a Milano. Gli ingredienti sono acqua di fonte naturale, kiwi, spinaci, finocchio, zucchero di canna, fruttosio e protein wheat. Prendiamo la nostra acqua nel bricco, aggiungiamo lo zucchero di canna, lo zucchero e il fruttosio, la nostra proteina e andiamo ad unire la frutta e la verdura che frulleremo normalmente con un mixer in immersione. In questo caso usiamo un robot. La nostra base è pronta, a questo punto mettiamo dentro delle tracce di finocchio. Adesso passiamo alla macchina del gelato e fra 3-5 minuti il nostro gelato sarà pronto per essere assaggiato. Il nostro gelato ha una caratteristica molto importante, quella di essere prebiotico, oltre ad essere naturale, e di avere solamente fibre vegetali e radici. Questo è Excellent Protein Wheat, che va a sostituire quella parte grassa che sono i monogligliceridi, che normalmente vengono usati in tutte le aziende di gelato, sia quelle grosse industriali che quelle piccole artigianali. La Protein Wheat ci permette di avere un gelato più morbido, più leggero e soprattutto che dura di più, nel senso che ha questa capacità di inglobare più aria e di mantenere il gusto fermo, immobile all'interno della particella di aria. Pronto e assaggiato, è il vizio. È soddisfatto.